ritrovati come sempre, è tornata a trovarci l'assessore Fabiana Riccobene, che appunto ha l'assessorato alle politiche giovanili, sociali e pari opportunità. È un impegno molto molto importante questo, perché appunto è vastissimo il campo di attuazione. Oggi con lei parleremo, anzi noi ci diamo del tu quasi perché ci Certo, conosciamo, con lei assolutamente. parleremo di un argomento molto interessante, di un patto attuativo che sta per partire, dovrebbe partire, che riguarderà, coinvolgerà varie istituzioni. Quindi prego Fabiana. Allora, il patto educativo nasce da un accordo tra la diocesi di Napoli e la diocesi di Pozzuoli con la Regione Campania, l'ufficio regionale, l'ufficio scolastico regionale, e vede coinvolti diversi enti territoriali, in particolare i comuni, dove si è verificato comunque un dato da attenzionare relativamente alla dispersione scolastica. Conosciamo già, diciamo, un'idea di patto educativo che è un po' quello che viene stipulato tra i genitori e i docenti, no? Nel momento in cui vieni iscrivi un bambino a Una scuola, scuola, certo. esatto, il genitore anche si impegna a osservare determinate regole, a partecipare, no? A quella che è l'istruzione. Questo processo è un processo molto più ampio che coinvolge direttamente il territorio, sia per quanto riguarda le diocesi, quindi poi anche le singole parrocchie del territorio, i servizi sociali e il terzo settore, con la direzione dell'ente, quindi del comune. Insieme al comune di Pozzuoli è stato formato un sottogruppo che è Pozzuoli, Quarto e Bacoli. Quindi abbiamo tenuto già due incontri presso la prefettura di Napoli. La prima volta erano presenti tutti i rappresentanti degli enti chiamati, mentre proprio ieri c'erano soltanto i comuni capofila. In quanto comune di Pozzuoli capofila, perché siamo un po' più grandi, quindi ero presente io. E, diciamo che l'idea è quella di intervenire nell'emergenza sociale che vediamo, constatiamo tutti i giorni, aprendo anche soltanto il giornale o ascoltando quello che accade semplicemente nelle scuole o nei contesti dove si riuniscono i ragazzi, dove manca completamente quella che manca o comincia a mancare, Mancare. perché non voglio essere troppo generica, perché naturalmente per fortuna non è così ovunque, ma ci sono determinati contesti dove abbiamo la mancanza di empatia, di comunicazione, di comprensione, e si verificano anche episodi gravi di aggressività, di microcriminalità. Quindi la voglia è quella di intervenire. Diciamo, il patto educativo riguarda un intervento fatto a 360 gradi sull'emergenza sociale che vivono i giovani, intervenendo non solo nelle scuole, ma anche nel tempo extrascolastico, quindi attraverso attività, oppure diciamo progetti che però devono formare tutti insieme un Ecco il percorso di coinvolgimento delle varie modifica, istituzioni. sì, di modifica di quella che è proprio la situazione attuale, dove vediamo un peggioramento, purtroppo, devo dire, di quelli che sono un po' i valori. E io noto che c'è proprio la mancanza di capacità di comunicare e di comprendere l'altro. Già soltanto pensando al cyberbullismo, no? Al bullismo, o a quando un ragazzino può venire escluso, preso di mira, maltrattato. Insomma, partiamo da questo per poi arrivare alla violenza in generale, perché poi è chiaro che questo è proprio il germoglio della violenza ed è lì che dobbiamo intervenire. Non solo quindi ribadisco nelle scuole, ma dando proprio la possibilità ai ragazzi di impiegare il tempo in maniera costruttiva, facendo anche attività che gli piacciono, che quindi in questo modo riusciamo a coinvolgerli di più. Quindi sarà un impegno notevole, da quello che mi pare di capire. Esattamente, sarà un impegno notevole anche perché il prefetto di Napoli, che sta portando avanti questo progetto, è molto preciso, con le scadenze, diciamo, ci tiene un po' anche sull'attenti, e devo dire che fa bene, in modo che ci sprona, ecco, a incontrarci. Io avrò la settimana prossima un incontro con gli assessori, le mie colleghe, sia di Quarto, Raffaella De Vivo, che di Bacoli, Cinzia Massa, neo nominata, neo insediata, e cominceremo proprio da lì a costruire quella che è la nostra rete sul territorio.
Sei impegnatissima Sempre. a 360 gradi. Sì, è vero. E riuscirai a non tralasciare le altre iniziative di cui abbiamo già parlato? Come farai? Non lo so, non lo so. Mi aspetto una bacchetta magica, per Natale la chiederò. In realtà... Magari, ecco, scusa che ti ho interrotto. No, no, dimmi tu, figurati. Sto dicendo, magari se ti farà piacere, man mano che procederete, possiamo, possiamo aggiornare, magari ma certo. anche trattando nuovi argomenti, faremo sempre un po' il punto un della punto situazione. Della situazione. Ecco, che sta andando avanti. Diciamo che la prima cosa da fare sicuramente è individuare con le assistenti sociali le esigenze territoriali, perché è chiaro che noi Pozzuoli siamo un territorio molto grande, abbiamo tre realtà che vanno attenzionate e ciascuna realtà poi ha una sua necessità e caratteristica. I ragazzi di un punto sensibile non sono gli stessi ragazzi di un altro punto sensibile, quindi da lì dobbiamo andare a costruire in base a questo e devono essere comunque realtà molto inclusive. Certo, già... quindi ogni realtà sì. prevederà un impegno diverso, sicuramente, un programma diverso. Anche se pensavo anche a una circolarità del progetto, cioè non è detto che perché appartengo a una realtà e quindi magari noi abbiamo pensato che a quella realtà possa essere abbinato un certo tipo di progetto, non si possa partecipare anche a quello relativo certo. magari al territorio di Bacoli, cioè diciamo sempre lasciando molto liberi i ragazzi di decidere. Certo, un intervento mirato per poi dopo esatto. magari collegare il tutto. In maniera un po' più grande è quello che abbiamo già iniziato a fare con i ragazzi con il corso di vela, no? Ti ricordi Rosario? Come ne abbiamo parlato? Cioè ti ho detto come farai? Brava, e vabbè diciamo che l'aiuto sempre dello staff è fondamentale, perché comunque gli operatori dei servizi sociali sono sempre meravigliosi, ci sono sempre, ma dal primo all'ultimo sono tutti fantastici. E poi abbiamo tante cose che piano piano insomma ci organizzeremo. Purtroppo tante altre cose vengono un po' trascurate, ma dovranno avere la tua passione, perché sì. tu dici così, ma alla fine poi il tuo impegno piano, ti consente sì, di realizzare. Io ti ringrazio grazie. Perché hai aperto una parentesi nella tua giornata oggi per venire qua. Grazie a te. Veramente ha fatto grazie le cose. È sempre un piacere stare qua con voi. Anche grazie, per noi, veramente anche per grazie. Noi. Buon lavoro grazie. Allora per quest'altro impegno e anche a voi, grazie di averci ascoltato. Ci vediamo presto. Societate e si va dormo sonno a me e sto dormendo in braccio a te, ma com'è bella che sta luna si affaccia su una favre. Tu vien de mare tu ci sembra carezzare, strignimo sulle che va su parla, ma tutte mi voglio perdere. Io viene se fa sentire cullona, c'è un fonera, camore va pazzia. Bella pura tierna, con frida naso maraccia passata.